Riprendiamoci il mondo con il Tuareg Tour Operator. C'è posto per tutti. Non rinunciate alle vostre vacanze. Riprendiamoci il mondo con il Tuareg Tour Operator. Segui le offerte sul sito e prenota presso la tua agenzia di viaggi. Il Tuareg Tour Operator. Tutto un altro mondo da godere. Amici di Ferruccio TV, buon pomeriggio, benvenuti a quella che è la puntata numero 63 di Sua Eccellenza. Ci eravamo lasciati poco più di un anno fa con Giovanni Mazzola alla conduzione, con gli ultimi ospiti che abbiamo avuto in studio, ma ci ritroviamo qui dopo più di un anno tornando con un progetto che a Ferruccio TV siamo stati ben contenti di rispolverare. E torniamo a parlare, torniamo ad essere noi la trasmissione di punta del calcio dilettantistico, del calcio locale siciliano. Parleremo ovviamente di quelli che sono gli eventi relativi al campionato di eccellenza siciliana, di promozione siciliana, ovviamente per tutti i gironi e per tutte le partite. Sarà un format che di fatto non cambierà praticamente nulla rispetto a quanto avete avuto modo di vedere fino alla stagione 2018-2019 di Sua Eccellenza, quindi tanti ospiti presenti sia il lunedì sia il venerdì. Ovviamente il lunedì mostreremo quanto è appena accaduto nelle ore precedenti sui campi di tutta la nostra isola, mentre il venerdì introdurremo quello che sarà il turno che si accingerà a svolgersi nel weekend successivo, il tutto ovviamente con classifiche, con risultati e chiaramente con i contributi diretti dal campo, ovvero sia immagini delle partite più importanti di ogni singolo turno dei due campionati di cui ci occuperemo e quando ci saranno anche le interviste ai protagonisti. Ma non volevamo cominciare con il canonico appuntamento del lunedì, che sarà il primo dei due appuntamenti settimanali. Sarà questo l'orario di riferimento, ovvero sia quello delle 18, sia per il lunedì che per il venerdì. Volevamo cominciare con quella che, se questa fosse una serie TV, chiameremmo la puntata pilota, una puntata in cui vogliamo farvi riprendere l'abitudine a seguire Fil Rouge per avere un quadro il più completo e più esauriente possibile per quanto riguarda il calcio locale siciliano, e lo facciamo con quelli che sono stati i primi appuntamenti a svolgersi, ovvero sia le gare di andata e di ritorno del primo turno della Coppa Italia e di eccellenza e di promozione. Ricordo che in eccellenza vincere la Coppa Italia a livello locale vale ovviamente il trofeo, ma poi porta a giocarsi anche questa ambita manifestazione a livello nazionale, mentre per quanto riguarda la promozione, vincere la Coppa Italia, almeno fino all'anno scorso, valeva un biglietto per l'eccellenza. Vedremo se sarà così anche in questa stagione, una stagione particolare iniziata neanche con troppo ritardo rispetto al solito, giusto un paio di settimane, visto che ricordiamo il calcio locale in tutte le regioni d'Italia si è fermato l'ultima settimana di febbraio per poi non riprendere più, a differenza di quanto si è visto invece in Serie A, B e C. E dunque torna il calcio dilettantistico, torna Sua Eccellenza. Sono particolarmente contento di raccogliere il testimone dal collega, dallo stimatissimo collega Giovanni Mazzola, che avrebbe dovuto essere in mia compagnia ma purtroppo non ha potuto presenziare. Ovviamente so che ci sta seguendo e cercherò ovviamente di non farlo rimpiangere come suo successore. Ma andiamo ai fatti, andiamo a ciò che è accaduto sul campo. Come detto, le prime gare ufficiali sono quelle della Coppa Italia d'eccellenza di promozione. Partiamo appunto dalla principale categoria dilettantistica regionale, visto che poi chi passa il gradino dell'eccellenza sale in Serie D, in quello che è il campionato dilettantistico nazionale di punta. Andiamo a vedere un po' quello che è successo, andiamo a raccontare un po' quello che è successo. Invito la regia a mostrare le immagini del primo incontro di cui vi parleremo, è quello tra Mazara e Marsala. Ricordo che all'andata aveva vinto per 3-0 la squadra allenata da mister Dino Marino, squadra giallo-blu che si è ripetuta nella gara di ritorno giocata al Baccara, appunto di Mazara del Vallo, una partita che ha avuto pochissima storia, se non altro perché
gli ospiti lilibetani sapevano già di avere ormai non poter quasi più staccare il biglietto per il turno successivo. Qui stiamo vedendo direttamente immagini relative al secondo tempo. A breve vedremo il capolavoro di Benny Iraci con una gran conclusione da oltre 30 metri. Ne approfitto per riassumere qualche risultato anche di gare di cui non vedremo qualche immagine, perché se il Mazzara ha vinto 2-0 con le reti di Benny Iraci e di Maggio, altre squadre di punta del girone A di eccellenza hanno giocato. Ne parleremo a breve dell'Acragas. C'è intanto qui il gol bellissimo di Benny Iraci dalla distanza, davvero imprendibile per il portiere marsalese Di Paola. Dicevo, sugli altri campi relativamente al girone A di eccellenza abbiamo visto, tanto qui vediamo le immagini dell'Acragas, abbiamo visto il 3, o meglio la sconfitta del Canicattì sul campo della Profavara, che ha portato all'eliminazione della squadra guidata da Pippetto Romano. Ha invece passato il turno, come vedete, l'Acragas, che ha vinto all'andata e poi si è salvata al ritorno sul campo del Casteltermini per 1-1. Ha vinto la Folgore contro l'Unitas Sciacca, ma questo risultato ha ribadito la superiorità della squadra di Castelvetrano. Abbiamo visto il Mazzara, abbiamo visto in breve anche l'Acragas, abbiamo detto appunto del Canicattì, che è uscito dalla Coppa per mano della Profavara, e proprio queste due squadre sono state protagoniste nelle ultime ore di operazioni importanti di mercato, perché il Canicattì ha riportato a casa Federico Matera, il centravanti che l'anno scorso nella seconda parte di stagione ha indossato proprio la maglia dei biancorossi racinari. Dall'altra parte invece la Profavara, dopo la bellissima vittoria ai danni appunto del Canicattì nel derby, ha detto addio a Roberto Cortese, il quale anche lui è andato a sposare la causa del Mazzara. Mazzara che ha una squadra letteralmente atomica, con un attacco che può presentare tra gli altri lo stesso Cortese, ma anche Mario Erbini, Benny Iraci, di cui abbiamo già parlato, lo stesso Angelo Caronia, che l'anno scorso era proprio a Canicattì e ha sfiorato la vittoria del campionato, poi vinto dal Dattilo, che si prepara ad una stagione importante in Serie D, squadra del Trapanese alla quale facciamo il nostro migliore in bocca al lupo per l'inizio della stagione, così come le altre squadre siciliane impegnate nel girone I di Serie D. Tra queste c'è anche il Paternò, che ha vinto il girone B di eccellenza, di cui parleremo a breve. Ma ci sono anche altre immagini, sono immagini che abbiamo prodotto noi di Fil Rouge TV e che invito la regia a mandare in onda, e sono quelle relative alla vittoria della Don Carlo Misilmeri ai danni dell'oratorio San Ciro e San Giorgio Marineo. Qui vedete il primo gol di Jack Serio con una stoccata di controbalzo all'interno dell'area di rigore. Gli altri gol sono stati messi a segno da Mendola e Albeggiano. Allora, mentre scorrono le immagini, mi porto avanti con la lettura degli altri risultati, perché ha superato il turno la Parmonval, che nel derby palermitano ha fatto 0-0 contro il Cus, ma aveva vinto già all'andata per 3-0. Passa il turno la San Cataldese, che impatta per 1-1 contro la Nissa, forte del risultato dell'andata, così come era forte del risultato dell'andata anche il Castellammare, che non contento ha vinto alla Ribolla di Palermo contro il Monreale per quello che è stato un debutto importante, ovvero sia quello di Rosario Bennardo in panchina. 1-0, o meglio un 1-0 per la squadra del Castellammare, che ha ribadito l'importante risultato, il 3-2 ottenuto all'andata. E allora andiamo a vedere quelli che sono i match in programma nel prossimo weekend nel girone A di eccellenza. Mi avvalgo anche in questo caso dell'ausilio della grafica della regia, grafica che anche in questo caso è rimasta praticamente la stessa rispetto al vecchio su eccellenza, con intanto la prima gara, la gara che inaugurerà il girone A di eccellenza, che è quello in programma al Franco Lo Monaco di Palermo, presso la borgata di Partanna. Si affronteranno Parmonval e Casteltermini per un debutto di fuoco per mister Pino Labianca alla guida della compagine dell'Agrigentino in eccellenza, dopo il ripescaggio ottenuto un anno fa, a mio parere con merito, visto il grande campionato condotto dal Casteltermini. Gli altri incontri in programma sono Acragas Dolce Onorio Folgore, Don Carlo Misilmeri Monreale, Mazzara San Cataldese, e questo è subito un big match. Poi in campo anche Nissa e Marsala,
al Campo di Marineo si affronteranno Oratorio San Ciro e San Giorgio e Canicattì. Infine, molto interessante la sfida tra la Pro Favara ed il CUS Palermo. E poi passiamo a Unitas Sciacca contro Castellammare, la prima dopo il grande ritorno in eccellenza per la squadra saccense, che ha vinto due campionati di fila dominandoli entrambi. Ha stravinto la prima categoria due anni fa, ha vinto, forse con qualche affanno in più, con qualche affanno di troppo, ha vinto la promozione sotto gli attacchi di Casteltermini, di Mazzarese, ha vinto appunto il campionato di promozione, era il girone A ovviamente. Intanto c'è da valutare anche la situazione degli stadi, perché ci sono alcune società che si stanno muovendo. Abbiamo visto in settimana il Mazzara, che ha chiesto e ottenuto parere positivo per la riapertura, ovviamente scaglionata e distanziata, degli spalti ai tifosi. Le parole di oggi del ministro Spadafora lasciano intendere che qualcosa potrebbe muoversi. Lui ha parlato di eventi sportivi all'aperto, non ha parlato di calcio, anche perché il suo esempio era quello relativo agli internazionali di tennis in corso di svolgimento a Roma, e nel tennis, come sapete, non ci sono tifoserie, non ci sono gruppi di tifo organizzato, come invece sappiamo esserci nel in tutti i campionati di calcio. Parliamo anche di quello che è il big match della prima giornata. Si gioca al Vaccara tra il Mazzara di Marino e la San Cataldese di Settineri. Marino l'anno scorso ha fatto un grande lavoro nella seconda parte di stagione, favorito anche dal lavoro della dirigenza, che ha iniziato a rafforzare l'organico proprio a dicembre. Quest'estate sono arrivati grandissimi giocatori in tutti i reparti, addirittura due grandi portieri come Pietro Iacono e Lamin Sisei. Dino Marino sulla carta non può fallire, e il primo esame sarà contro la San Cataldese, che ha alcuni dubbi di formazione, in particolare tre, che sono tre dei fiori all'occhiello del mercato estivo, ovvero sia in difesa Angelo D'Angelo, a centrocampo Mirko Velardi, in attacco Pippo Tiscione. Insomma, tre nomi che da soli valgono, nel caso in cui fossero aperti i botteghini, il prezzo del biglietto. Torniamo intanto dopo un breve stacco pubblicitario, parleremo di eccellenza B e riassumeremo in breve ciò che è successo e ciò che succederà nei quattro gironi di promozione. A tra poco. Riprendiamoci il mondo con il Tuareg Tour Operator. C'è posto per tutti. Non rinunciate alle vostre vacanze. Riprendiamoci il mondo con il Tuareg Tour Operator. Segui le offerte sul sito e prenota presso la tua agenzia di viaggi. Il Tuareg Tour Operator. Tutto un altro mondo da godere. Dunque rientriamo, seconda parte di Sua Eccellenza, prima puntata ovviamente illustrativa di quella che sarà una nuova stagione tutta da vivere con il calcio locale. Abbiamo parlato abbondantemente di eccellenza A, parliamo di girone B di eccellenza. Stavolta lo facciamo mostrando quelle che sono le gare in programma nel weekend, poi parleremo di Coppa Italia, di quello che si è visto nella seconda domenica di calcio, appunto nel girone orientale di eccellenza. Allora andiamo a vedere, grazie all'ausilio della regia, quali sono le partite in programma nel prossimo weekend che anche nel girone B d'eccellenza porterà all'inaugurazione del campionato. Carlentini Siracusa, Catania San Pio X Giarre, Aci Sant'Antonio Aci Catena, Polisportivo Acque Dolci, Atletico Catania, Ragusa Ionica, Real Siracusa Belvedere Enna, Santa Croce Sport Club Palazzolo e infine Igea contro Virtus Ispica. E già nelle prime gare che abbiamo elencato possiamo trovare alcune delle squadre che possono essere, anzi devono almeno sulla carta, essere protagoniste del campionato. In primis il Siracusa, totalmente rinnovato, con diverse conferme, anche delle importanti novità su tutte per quanto riguarda l'organico, il ritorno nella località retusea di Lele Catania, che l'anno scorso ha consentito tra gli altri
la sicula Leonzio di salvarsi sul campo, di salvare la Serie C. Triplo, anzi doppio salto all'indietro di categoria per l'esperto attaccante siciliano, che dunque torna a Siracusa, dove aveva giocato quella che è stata l'ultima stagione tra i professionisti della squadra appunto aretusea. E occhio anche al Giarre che ha da poco perso Federico Matera, ne abbiamo appena parlato, nuovo giocatore del Canicattì, grande ritorno per lui in biancorosso. Ma Giarre che, come possiamo vedere con le immagini per le quali ringraziamo i colleghi della Wii Sport, ha impattato sul campo della Ionica nella gara di ritorno del primo turno di Coppa Italia, ma in virtù della vittoria dell'andata è riuscita a passare il turno. Negli altri incontri Aci Sant'Antonio ha avuto la meglio sul Masca Lucia, l'Enna, altra squadra di tutto rispetto, ha superato l'Atletico Catania confermando il risultato ottenuto all'andata, mentre ovviamente continuiamo a vedere scorrere le immagini. L'Igea ha superato l'Acque Dolci e ha avuto così modo di passare il turno, aveva vinto anche all'andata. Il Ragusa ha avuto la meglio sul Santa Croce Camerina, anche in questo caso una conferma del risultato di 7 giorni prima. E poi la Virtus Ispica, che in un certo senso ha piazzato una sorpresa, perché ha superato il Palazzolo anche al ritorno dopo aver vinto la gara di andata, e dunque si è assicurato un posto nel secondo turno. Ovviamente attendiamo gli accoppiamenti del secondo turno, anche in questo caso verranno rispettati i termini di territorialità per l'appunto, quindi le squadre del girone orientale continueranno ad affrontarsi tra loro, stessa cosa per quanto riguarda le squadre del girone A. Menzione infine per il Siracusa, che ha passato il turno nonostante la sconfitta maturata al ritorno nel derby contro il Real Siracusa Belvedere. Appunto, non ci sono soltanto Siracusa e Giarre a poter recitare un ruolo da protagonista, ho menzionato non a caso l'Enna, squadra che può contare su un terreno di gioco tutto nuovo in erba sintetica, ma soprattutto può contare sulla guida tecnica esperta e molto capace di Sebi Catania, che l'anno scorso ha cercato di fare il possibile e l'impossibile per andarsi a prendere il primo posto in classifica, si era piazzato ai playoff che poi non si sono disputati ovviamente per l'interruzione anticipata del campionato. SB Catania che riparte da quella Coppa Italia che l'anno scorso gli era sfuggita proprio alla guida della squadra Verde Amaranto, e proprio per mano di una squadra che affronterà nel girone B di eccellenza, ovvero sia il Giarre, che quest'anno ha ulteriormente rafforzato il proprio organico. Un nome su tutti è quello di Pierino Concialdi, che è un giocatore che va assolutamente tenuto d'occhio. L'anno scorso è stato tra gli artefici della cavalcata del Sant'Agata, che si è però fermato in seconda posizione alle spalle del Paternò di Cocuzza. Tra altre cose soffiano venti di tempesta tra Cocuzza e il Paternò, ma questi sono affari di Serie D. Pierino Concialdi vuole prendersi la rivincita e vuole vincere, vuole tornare a vincere un campionato di eccellenza e andarsi a riprendere quella tanto agognata Serie D, che non sta giocando a Sant'Agata tanto quanto il suo compagno di mille battaglie Benny Raci, ma tanto quanto anche Calafiore tornando a Mazzara. E anche Sebi Catania dunque vuole prendersi una rivincita ai danni del Giarre, che si è andato a prendere la Coppa Italia l'anno scorso a livello regionale. E noi siamo ovviamente pronti a raccontarvi tutte queste battaglie, ovviamente qui a Sua Eccellenza. Scendiamo di un gradino, approdiamo in promozione andando a vedere quello che è il programma del girone A, della prima giornata del girone A. Anche in questo caso gare in programma nel weekend. Andiamo a vedere dunque nell'ordine: Città di Carini contro Sporting Termini, San Vitolo Capo contro Fulgatore, e questo è un derby molto molto caldo. A seguire Master Pro Calcio contro Mazzarese, Partini Caudace contro Camarat, Raffadali contro Città di Caltanissetta, Super Giovane Castelbuono contro ASD Casteldaccia, e infine Villa Abate Lascari con il Resuttana San Lorenzo che riposa. Resuttana San Lorenzo che è, a parere praticamente di tutti, la squadra più attesa di questo girone A di promozione. A tal proposito andiamo a vedere, mentre ovviamente proseguiamo con l'analisi del girone, come sono andate le cose per la squadra guidata da Filippo Chinnici nel proprio cammino, nell'inizio del cammino di Coppa Italia. Ringrazio in tal senso l'ufficio stampa del Resuttana San Lorenzo per le immagini, per gli highlights della gara di andata, in questo caso della sfida contro il Città di Carini, terminata 7-1 per la squadra, in questo caso in maglia bianca, trascinata
da un duo che è destinato a far faville in questa stagione, ovvero sia Giampiero Clemente e Dario Costa. Costa ha sbloccato il risultato, Clemente lo ha suggellato con una tripletta e ha messo a segno anche la doppietta decisiva per vincere la gara di ritorno disputata al Pasqualino di Carini quando la squadra di casa era passata in vantaggio. Abbiamo visto appunto il primo gol, quello di Dario Costa, ce n'è uno davvero molto molto bello nel secondo tempo proprio dell'ex giocatore di Cefaledium e Oratorio Marineo, il Pescatore di Perle, che torna in promozione 2 anni dopo aver preso per mano e aver vinto il campionato con la Cefaledium, che dunque prova ad andarsi a riprendere un campionato e prova a proseguire il cammino del Resultana San Lorenzo, che l'anno scorso in prima categoria è stato imperioso. Torniamo sulle immagini del Resultana San Lorenzo, anche perché ci sono altre squadre che possono fare ottime cose nel campionato di promozione Girone A. In primis la SD Casteldaccia, guidato da Peppe Pagano, uno che 2 anni fa l'ha vinta la promozione alla guida del Marineo e si è portato dietro la vecchia guardia di quella squadra fantastica come Gioele Lapi, come Dario Ribaudo, come Santo Scarpinato, come Cristian Di Giovanni e poi altri giocatori che possono fare la differenza. Non ho dimenticato di menzionare che in casa Resultana ci sono altri giocatori di grido come Rizzo, come Arnone, come Di Franco e tanti tanti altri come Giovenco ad esempio. Insomma, a nostro parere sarà una battaglia fantastica tutta da vivere e ci sarà già il 3 ottobre, il primo sabato di ottobre, allo Sport Village di Tommaso Natale, il primo incrocio tra Resultana San Lorenzo e SD Casteldaccia, Casteldaccia che ha passeggiato letteralmente sul Villabate nel proprio incrocio di Coppa Italia. E non dobbiamo dimenticare anche altre squadre come ad esempio il San Vito e il Fulgatore, oltre alla Mazzarese che l'anno scorso è arrivata splendida quarta forza del campionato di promozione Girone A. Girone B di promozione, con anche in questo caso il calendario della prima giornata, qui andiamo abbastanza spediti verso lo striscione dell'arrivo. In campo per la prima giornata Messana contro Milazzo, poi Nuova Azzurra contro Gangi, Polisportiva Gioiosa contro Stefanese, Pro Falcone contro Gescal, Rocca di Caprileone contro Due Torri, Sant'Angiolese contro Castelluccese e infine Sinagra contro Nuova Polisportiva Torrenovese. Riposerà la nuova rinascita, qui c'è da fare i conti con le solite squadre, in particolare Gangi, Stefanese e anche per la storia il Due Torri, ma anche la Castelluccese è una squadra messa molto molto bene. Passiamo al girone C invece del campionato di promozione, anche in questo caso il cartellone della prima giornata di campionato, qui si va nell'estremo est della nostra regione, della Sicilia, con le prime gare in programma per quanto riguarda appunto il girone C di promozione, che in questo caso invito la regia a mostrare appunto l'ordine di partenza delle 17 squadre impegnate in questo raggruppamento. Ricordo che in tutti e 4 i gironi di promozione c'è una squadra che osserverà un turno di riposo. Allora andiamo a vedere con Città di Calatabiano contro Sporting Via Grande, Città di Mister Bianco contro Atletico 1994, Belpasso contro Mister Bianco, Motta contro Atletico Messina, Palagonia Città di Taormina, Real Aci contro Club Calcio San Gregorio e infine Valdinisi contro Leonfortese con la Ciclope Bronte, che osserverà un turno di riposo. In questo caso puntiamo su un tandem, quello composto da Atletico Messina e Belpasso, che sono le squadre con la maggiore storia e anche che hanno lavorato forse meglio secondo gli addetti ai lavori per quanto concerne il calciomercato, che è iniziato più tardi, è durato e durerà ancora di più. Ricordo la finestra di tesseramento durerà fino al 31 ottobre, quindi ne vedremo ancora delle belle per un altro mese e mezzo per quanto riguarda il via vai di calciatori, anche perché ce ne sono alcuni ancora che attendono un contratto da staccare. Chiudiamo il nostro viaggio odierno nel calcio locale con le gare in programma nella prima giornata del girone D di promozione, che è appunto il girone più a sud della nostra regione, con incroci anche molto interessanti. Noi ovviamente abbiamo l'onere e l'onore di prenderci l'incarico di parlarvi anche di queste ultime 17 squadre, ultime ma non ultime ovviamente, visto che così come negli altri 3 gironi vincere il campionato vale l'approdo
in eccellenza. Allora andiamo a vedere, grazie sempre all'ausilio della regia, il cartello con i risultati del girone, scusate, del programma del girone D di promozione: Armerina contro Floridia, Calcio Scicli contro Calcio Club Vittoria, Caltagirone Calcio contro Città di Cani Cattini, Città di Comiso contro Sporting Eubea, Priolo Gargallo contro RG, Frigintini contro Megara e infine Mazzarone contro Modica con il Don Bosco 2000, che osserverà il primo turno di riposo di questa lunghissima stagione targata 2020-2021, e siamo contenti di potervi dire che tornerà ad essere una stagione targata sua eccellenza per quanto riguarda tutto ciò che c'è da seguire per quanto riguarda il calcio dilettantistico, il calcio locale siciliano. Ringrazio chi ci ha seguito, ovviamente vi invito a seguirci sempre su Fil Rouge, canale Instagram, pagina Facebook, sul sito filrouge.tv per seguire tutte le nostre produzioni, non solo su eccellenza. Da lunedì ripartirà del tutto il nostro palinsesto con gli appuntamenti quotidiani, in primis appunto su eccellenza, ma anche Giovani Campioni, Futsal Time e tutte le altre trasmissioni targate Fil Rouge TV. Non mi resta che ribadirvi l'appuntamento per lunedì alle 18 con i primi ospiti, i primi risultati di campionato, i primi gol, e finalmente torna il campionato, torna il calcio che tutti quanti aspettavamo. Alla prossima!